Avvocata Guaineri, come può il pubblico favorire una cultura della diversity e in particolare cosa sta facendo il Comune di Milano? Sì, diciamo che è un tema veramente caro a questa amministrazione e stiamo facendo tantissime cose sotto ogni aspetto, perché diversity è innanzitutto promozione della parità di genere e questo è il primo concetto che ci viene in mente, e sotto questo profilo noi innanzitutto favoriamo sicuramente le mamme attraverso anche il lavoro a casa e attraverso l'apertura, il progetto Peter Pan, quindi l'apertura degli asili anche in orari pomeridiani e serali che i vari municipi stanno promuovendo in questo periodo e che hanno molto successo, e il congedo parentale anche per i papà, perché poi diversity vuol dire tutelare anche il genitore che appunto quando ha avuto il bambino ha voglia di stare un po' a casa col bambino, e quindi abbiamo aumentato a 15 giorni il diritto a rimanere a casa. Ma diversity vuol dire anche tante altre cose, vuol dire per esempio rendere universalmente accessibili tutti i siti del comune e soprattutto i siti sportivi, visto che io sono anche assessora allo sport, ai disabili, tenendo conto di ogni tipo di disabilità, perché ci siamo resi conto per esempio che la legge prevede ovviamente delle tutela dei disabili, ma molto meno rispetto a quelle che sono le esigenze effettive dei disabili. Quindi noi nei nuovi impianti sportivi per esempio abbiamo dei percorsi per gli ipovedenti, che anche questi devono essere tutelati, o dei percorsi specifici per i non vedenti, che quindi non è solo disabilità fisica di movimento, ma è anche disabilità che comporta altri problemi. Oppure stiamo promuovendo tantissimo il turismo LGBT, e anche questo vuol dire che l'amministrazione si deve porre nei confronti di questo genere di turismo in maniera molto friendly, come si dice oggi, quindi deve essere a disposizione di questi turisti e fornire loro tutti i temi e tutti gli argomenti, insomma tutte le aspettative che loro si aspettano di avere appunto nella nostra città. Innanzitutto a partire dai siti internet, noi abbiamo fatto una ricerca e abbiamo visto che non solo a Milano ma in Italia sul sito nazionale del turismo italiano non c'è un sito dedicato all'LGBT, quindi stiamo lavorando su questo tema per far capire come Milano ha già tutti gli strumenti per essere appetibile e attrattiva per questo genere di turismo, però devono essere messi un po' insieme, quindi raccontati, quindi stiamo cercando di raccontare la nostra città anche sotto questo aspetto. Grazie avvocata. Grazie.